Sono 14 i bambini e i preadolescenti, affiancati da una decina di adulti, che stanno vivendo a Pazzon, il campo estivo del Movimento per l'Affido e l'Adozione di Verona. Si tratta di minori che sono stati accolti in famiglie affidatarie e che provengono da situazioni troppo problematiche per la loro crescita. Il movimento opera nel territorio veronese da 42 anni. Per chi si apre all'adozione e all'affido, quanto è importante avere una rete di contatti, di famiglie che vivono la stessa esperienza? È molto importante perché comunque, a parte l'amicizia che si crea tra le famiglie, quindi il supporto di persone che vivono la stessa esperienza che stai vivendo tu, anche proprio noi diamo un supporto professionale, quindi un gruppo di sostegno, delle psicologhe, educatori, tutta una rete e una serie di persone, insomma, che possono dare una mano nei momenti di difficoltà e al bisogno, ecco. Abbiamo avuto bisogno da parte del movimento di un percorso di avvicinamento per capire se questo percorso, per noi che non avevamo figli naturali, poteva essere quello più adatto. E con il movimento abbiamo deciso che poteva essere comunque un percorso che faceva per noi. E circa un anno e mezzo fa abbiamo con noi nella nostra famiglia questa bambina di 7 anni con cui condividiamo la nostra quotidianità. E una cosa che ci fa molto, molto riflettere è che adesso che stiamo aspettando un bambino nostro, molti amici ci chiedono: ma avete ancora intenzione di tenere questa bambina? Ecco, l'obiettivo nostro sarebbe quello di fare in modo che la gente non avesse questi pensieri, perché appunto l'affido è un percorso che va strutturato a lungo termine e che quindi prevede un impegno a lungo termine che non si può essere abbandonato così perché adesso arriva un bambino nostro. Affido diurno, residenziale, con weekend nella propria famiglia. Sono tante le modalità di una condizione che è la soluzione estrema per il benessere dei bambini in caso di situazioni familiari inadeguate. A volte il rischio è che si intervenga troppo tardi. Nei giorni scorsi i gravi casi avvenuti a Bibbiano in Emilia-Romagna e un articolo uscito su possibili irregolarità anche nel veronese hanno rischiato di offuscare un'istituzione, quella dell'affido, che se applicata nel modo corretto può essere una risorsa necessaria per la crescita dei minori. Come famiglia affidataria ci sentiamo di dire che il nostro percorso, che ha preso forma nella bambina che abbiamo a casa adesso, è solo la punta dell'iceberg di un lavoro fatto di serietà, professionalità, incontro e forte umanità. Queste caratteristiche le abbiamo trovate in tutti i casi che sono stati presi in caso dal Movimento per l'Affido e l'Adozione.